Allora, signori, eccomi qua. Aspettate che tolgo il cavo della telecamera. No, rimane qui. Allora, signori, ci aggiorniamo alla fine di questo infinito viaggio da Venezia. Mi sono alzato stamattina alle 4:30. Sono arrivato a Pavia in macchina. Ho preso il treno, ho preso primo treno, tra l'altro ho anche sbagliato treno come un coglione, quindi sono sceso a Milano Centrale, poi da Centrale ho preso il treno per Verona, poi da Verona ho preso il treno per Mestre, sono sceso a Mestre, ho fatto 10 km di pedalata, sono arrivato in zona aeroporto e ho preso dal parcheggio dell'aeroporto questo macchinone che sto guidando adesso, che è una DR, che è una macchina di fabbricazione italiana. Faccio questo video solo ed unicamente perché il servizio è finito, non faccio mai video durante il servizio. Adesso vi spiegherò il perché il servizio è finito e quindi faccio questo video perché poi per etica non voglio mai fare video mentre sto lavorando. Ma il servizio è terminato ed è terminato perché dovevo portare questa macchina in un deposito in provincia di Pavia, non vi dirò dove, perché adesso mi accingo a insultare il porco maiale che mi ha accolto. Praticamente sono arrivato nell'orario prestabilito dalla mia schedule di servizio, ma in realtà questo deposito chiuderebbe un quarto d'ora prima, no? Sono arrivato alle 5:20, chiuderebbe alle 5, 5:18. Fondamentalmente fare una firma su una macchina, su un verbale e prendere questa macchina in carico è una cazzata, non ci vuole niente. Quante volte quando ero carabiniere all'ultimo momento capitava qualcosa di importante e passavo le ore a sistemare, a gestire questa cosa, tantissime volte. Però non ho detto a bomba! Perché mi collego col video iniziale che ho fatto. Ah, però porca troia, mi sa che l'altro video l'ho fatto sull'altro telefono. Niente, vabbè, allora non vi beccherete, mi dispiace, non vi beccherete la prima parte dove ero io a pedalare per Venezia. Vabbè, niente, vi beccate solo questo video. Quindi vi beccate l'allora e la bomba, a bomba ve lo siete beccati. Allora, a questo punto facciamo delle considerazioni personali sulla gente. Allora, sul maialone, sul porcone. Allora, alla fine che cosa sto facendo? Sto prendendo la macchina e dato che sono in provincia di Pavia, me la sto portando a casa. Me la porto a casa e domani mattina alle 8 la riporterò al porcone in orario di servizio, quindi il porcone con la sua zampa come si chiama, ungulata metterà la firma sul verbale e ritirerà questa macchina. Allora era partito tutto arrabbiato, io gli ho detto: figlio mio, calmati, calmati. La differenza tra la flemma del sottoscritto che pesa 60 kg e mangia correttamente, tra me e il porcone che invece era lì a sbraitare, sbraitava proprio come un maiale. Che considerazioni vogliamo fare su questo? La considerazione è che in generale la gente vive male e la gente, più vado avanti, più mi accorgo che la gente è vittima di se stessa, cioè è il corpo e il cervello che controlla loro e non viceversa. Sono vittime di alimentazioni sbagliate e vite sbagliate che poi li portano a essere scattosi, rabbiosi, indifferenti. Alla fine poi, oltretutto, la vita te la. Quello che vuoi della tua vita te lo fai tu. Però
Cioè, se tu sei chiuso in un gabbiotto a gestire vetture dalla mattina alla sera, sono cazzi tuoi. Sono io che mi sono costruito la vita e sono andato a farmi un bel giro a Venezia e poi ho preso la macchina e sono tornato a casa, perché sono io che decido che cosa fare della mia vita. Manco prima di avere il controllo della tua vita, tu devi avere il controllo delle tue emozioni, di avere il controllo del tuo corpo, di avere il controllo delle tue reazioni. Pensate se io mi fossi messo a sbraitare come lui, no? Bubiba! Ho detto, guarda, parla con la società per cui lavoro, che mi ha dato un orario che io ho rispettato, tu ritieni di non voler prendere la macchina e non prenderla. Ma chi se ne frega, non prenderla. Quindi, una considerazione personale su questo video, che sarà anche molto veloce perché ho voglia di arrivare a casa dai miei cani e dal mio gatto. Proprio c'è una incredibilissima superficialità proprio nella gestione della cioè c'è una, come posso dire, c'è una o meglio, rispieghiamo il concetto. La gente vive male perché è vittima di se stessa. Vittima di se stessa. Voi immaginate questo qui quando chiude baracca e burattini alle 5:30, che cazzo di vita andrà a fare? Cioè, se vivi così e parli così, immaginati che vita poi fai di tuo. Perché io continuo a battere, a battere, a battere sull'alimentazione dicendo mangiate bene? Perché alla fine è tutto un cane che si morde la coda, si mangia male, si vive male, si esprime male. Pensa che questo qui, al posto di fare una chiacchierata con me, farsi due risate, no, conoscere una persona nuova e magari avere un non sto dicendo un amico, ma avere un conoscente che magari la prossima volta che ti porta la macchina viene con te a bere un tè, no? No, in realtà vanno avanti a inimicarsi tutti e vivono chiusi in questi gabbiotti a contare macchine, capito? Una tristezza pazzesca. Una tristezza, perché a me non cambia un cazzo, voglio dire, io porto la macchina a casa mia, mi pagano domani mattina per riportarla, quindi voglio dire, il banco vince sempre. Però mi viene da pensare e dire, ma come cazzo vivete male, figli miei? Come cazzo vivete male, figli miei? È una cosa incredibile. Voi pensate che il cibo non c'entri un cazzo? Il cibo c'entra, e come? È veramente un circolo vizioso. Più si mangia male, più non ci si rende conto di innescare dentro di sé dei meccanismi dove alla fine è il tuo corpo che controlla te e non viceversa. Bene, signori, vado a casa, che è stata una lunga giornata. Occhi aperti perché il mondo è un postaccio. Avanti così.